Mi trovo in via Temenide, nel tratto compreso tra via Mazzini e via Oberdan. Guardate con i vostri occhi questo scempio. L'ennesima buca, l'ennesima voragine che si è aperta. Parliamo di un baratro, parliamo di una buca, di una voragine con una profondità almeno di un metro e mezzo, e guardate che lavori di cazzo, che lavori di merda sono stati compiuti. Sì, lo dico proprio alla ditta che li ha realizzati, lo dico al sindaco, lo dico all'assessore ai lavori pubblici, lavori di merda, perché non è possibile che ci sia stato trovato, si sia aperto un baratro. E la ditta cosa ha fatto? È andata e ha buttato un po' di catrame, senza che vi sia stato uno studio per capire cosa c'era e cosa c'è sotto la superficie, ossia il vuoto, ossia il baratro. Ci si è limitati a buttare l'asfalto e poi chi si è visto si è visto. Ovviamente dopo un giorno il baratro si è riaperto perché le macchine, le auto sono passate e praticamente puntualmente si è riaperta la voragine. Abbiamo buttato denaro pubblico. Guardate anche come era stato messo l'asfalto. Guardate, preso e buttato. Voglio farvi vedere in profondità, ecco, il baratro. Ma scusa, ecco, guardate com'è profondo. Guardate, guardate. E mi pongo questa domanda. Quando i vigili urbani, la polizia locale interviene e transenna, come ormai accade sempre, perché la polizia locale va giustamente e transenna, poi la zona rimane così. Avrà ovviamente fatto un rapporto, ci sarà stato un referto inviato ai lavori pubblici. Scusate, ma i lavori pubblici non hanno ritenuto gli uffici tecnici di andare sul luogo, appunto fare un sopralluogo, capire qual è il problema? E la ditta non si è minimamente documentata, non ha pensato di valutare cosa ci fosse sotto il manto stradale, ossia il vuoto assoluto. Cosa fa? La ditta ciecamente va e butta catrame? E gli uffici tecnici perché? Mi rivolgo al settore lavori pubblici, mi rivolgo al dirigente, mi rivolgo ai funzionari. Ma voi immediatamente dovevate venire, dovevate refertare quello che era accaduto e quindi di conseguenza la ditta muoversi. Ma una ditta che fa cose del genere vuol dire che è una ditta assolutamente incapace, una ditta che non dovrebbe stare più nell'albo dei fornitori, dovrebbe essere cancellata. E sapete perché succedono queste cose? Perché purtroppo, cari miei, non avvengono i controlli da parte degli uffici tecnici, lo ribadisco. Non avvengono i controlli. Io pretendo, io voglio che, non dico il dirigente, ma un suo delegato, i funzionari, vengano, sgambettino, corrano per la città, si muovono, meno tempo in ufficio e più tempo per le strade. Perché quando si fanno questi errori, quando si fanno queste stronzate, quando si fanno queste puttanate, si sperpera denaro pubblico, perché questo è lavoro pagato con i soldi dei tarantini, del cittadino contribuente, delle tasse per fare lavori di cazzo, per fare lavori di merda. E non vi scandalizzate delle parolacce. Perché una persona, un cittadino che si vede spremuto come un limone, è ovvio che provi quella stessa rabbia, quegli stessi sentimenti, quel sentiment, come tanto, quel termine che tanto ama usare Manzulli. Stiamo seminando la rinascita, il meglio deve ancora avvenire. Quante puttanate, politicamente parlando, dici Melucci. Guarda qua, guarda. Guarda il baratro, guardatelo. Da più angolazioni ve lo voglio far vedere. Mi piego proprio per farvelo vedere. Guardate. Guardate il vuoto. Guardate cosa c'è qui sotto. Il vuoto. Il vuoto, lo guardate, lo vedete? E hanno buttato il catrame. Guardate come l'hanno buttato. È sprofondato. È sprofondato.
È il caso proprio di dire, come direbbe Checco Zalone, ma questi sono del mestiere?